Ok, bentornati o benvenuti a Nextcode. Oggi abbiamo una puntata un po' particolare e abbiamo fatto in modo che voi poteste inviarci le vostre domande, curiosità relative a tematiche che abbiamo trattato durante quest'anno. Siamo al decimo appunto talk, quindi qualcosina siamo riusciti a fare, pur essendo diciamo, il nostro primo anno, quindi siamo soddisfatti e speriamo che lo siate anche voi. E quindi abbiamo fatto in modo che le vostre domande diventassero il tema principale di questo incontro. Ricordiamo a tutti cos'è Next Code Generation, un'iniziativa nata per l'idea di CSMT e dei suoi partner. L'obiettivo è quello di veicolare conoscenze che noi diciamo, quotidianamente affrontiamo durante il nostro lavoro e cercare diciamo, di essere dare uno spunto, essere d'aiuto per tutti quelli che si approcciano oppure che ci lavorano quotidianamente come noi. Sul sito nextcodegeneration.it potete trovare tutte le news relative a Nextcode, anche diciamo, le nostre vecchie sessioni che sono caricate anche sul canale YouTube di CSMT Gestione. La Nextcode Challenge quest'anno ci ha accompagnato, appunto ad ogni incontro lanciavamo una sfida di coding e oggi è arrivata appunto l'ultima sfida dell'anno, che era questa, bisognava trovare, considerare la sequenza infinita 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, eccetera. Questa sequenza può essere divisa in una sequenza di interi tale che, dato l'indice n, la somma delle cifre che compongono l'intero n è pari ad n. Definendo V di n l'ennesimo valore della sequenza, ad esempio per 1, 2, 3, 4, 32, 123, eccetera, eccetera, V di 5 è uguale a 32, 3 più 2 è 5, V di 6 è uguale a 123, 1 più 2 più 3 è uguale a 6, eccetera. Definendo S di n, V di 1 più V di 2 più puntini di sospensione V di n, per esempio S di 11, 36.120 e S di 1000, mod 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, era quel numero. Bisognava calcolare S di 10 alla 14 in mod 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Diciamo che le ultime due sfide dell'anno sono state un po' cattivelle e difatti il numero di partecipanti che hanno avuto successo è calato drasticamente, però insomma cercavamo di andare un po' a stimolare quelli più curiosi e comunque poi forniamo sempre la soluzione sul sito nextcodegeneration.it. Questo incontro è stato vinto da AC27, anche la classifica conclusiva, quindi è lui il nostro campione. Una menzione speciale ad Alex che è arrivato secondo e diciamo ha partecipato con costanza e Massimo Forni invece è stato dato per disperso perché comunque era partito molto bene anche lui e ci dispiace che a un certo punto non abbia più trovato diciamo, tempo per fare le nostre sfide perché effettivamente è stata fino a ottobre una sfida molto combattuta. Complimenti quindi alla C e sappiamo che non sempre riesce a partecipare, però ecco, se si fosse presente ci farebbe piacere salutarlo, altrimenti cercheremo di contattarlo noi oppure ci può contattare lui. Abbiamo inizio il consiglio Jedi, oggi abbiamo preso questo tema Star Wars e come organizzato, quindi leggeremo le domande che avete scritto e cercheremo quindi di dare una risposta, ci siamo un po' preparati e vediamo cosa riusciamo diciamo, a creare, cioè, cerchiamo di creare una discussione, magari un confronto anche tra noi e voi. Ok? Ho sentito che è arrivata altra gente mentre stavo già parlando, possiamo comunque andare avanti. Chi dei Jedi? Ecco le domande. Nicola Festa ci chiede: mi piacerebbe sapere di più sulle metodologie di sviluppo utilizzate, pro e contro. Per questa domanda si è prenotato Alberto. Alberto, sei muto? Ciao a tutti, intanto, spero di aver colto il senso della domanda. Comunque, tanto per cominciare, se ho capito bene, diciamo, un modello di sviluppo è un po' un principio che
che poi andremo a seguire nel nostro sviluppo, nel nostro, è un po' il principio che ci guiderà come modello per lo sviluppo del nostro software. Per farla un po' breve, se ho colto, diciamo che fondamentalmente c'è stato un periodo antecedente più o meno agli anni 2000 in cui il modello che andava per la maggiore era il waterfall, o cascata che dir si voglia, insomma, in cui erano un po' il pregio di aver introdotto delle fasi nella metodologia di sviluppo, quindi c'era una fase di analisi col cliente, poi di stesura dei requisiti, si iniziava a sviluppare, si testava e alla fine si rilasciava. Sì, aveva introdotto delle fasi, come contro il risultato è che spesso si otteneva qualcosa che non era ciò che all'inizio era stato chiesto. Quindi diciamo pro che ha introdotto finalmente delle fasi in questo percorso di sviluppo, contro che dal momento in cui veniva chiesto qualcosa al momento in cui viene rilasciato il software, il tempo che trascorre è tantissimo e il risultato è che arriviamo a consegnare qualcosa che non è esattamente ciò che ci hanno chiesto. A partire dagli anni 2000, un po' prima l'XP e la metodologia degli anni 96-97, qualcosa è cambiato e si è introdotto dei modelli un po' più iterativi, quindi brevi cicli di sviluppo, rilasci un po' più frequenti, magari anche incompleti, però diciamo pronti come team di sviluppo ad accogliere i cambiamenti che il cliente mano a mano chiede e applicarli nello sviluppo, quindi nel rilascio dello step successivo, in modo che il prodotto sia effettivamente ciò che ci viene commissionato, insomma sia vicino a ciò che ci hanno commissionato. Come diciamo base di tutto questo è l'Xtreme Programming, ha dei diversi skill da rispettare, questi step da rispettare. Uno fra tutti l'ha presentato Ema anche in queste serate TDD, quindi si inizia scrivendo dei test che obbligatoriamente, ci aveva spiegato, falliscono, si fa il minimo indispensabile per rendere questo test verde, si inizia a scrivere del codice. Quando ho un qualcosa che comincia a funzionare al termine di un ciclo, normalmente uno sprint, 2-3 settimane, quello che il team prevede o decide sia più opportuno, si consegna, cosa molto importante, che in questo team sono coinvolti non solo gli sviluppatori, ma il cliente, gli stakeholder, chi scriverà il codice, tutte le persone coinvolte nella consegna di questo sistema software. Non lo so, io penso di aver un po' riassunto in pochissime parole il senso della domanda, se non ho colto, se c'è qualcosa da aggiungere, se devo, cioè, se potete chiedere altro, ben volentieri, senza dilungarmi troppo, se no, se facciamo una serata su ogni risposta, penso che ne servono 10 di ore. Non so, dimmi tu, Marco. Ecco. Sì, allora, purtroppo Nicolò Festa, che è un mio amico, tra l'altro, usciva dal lavoro alle 18, ha detto che si collegava il prima possibile, però penso che prima delle 18.30 non uscirà. Da... Allora, potevamo spostarla. Però lui ha detto che avrebbe visto poi o si aggancia, diciamo, in coda, o se no si vedeva la sessione su YouTube. So, cioè, la prima domanda può essere una risposta molto vasta, cioè, penso, esatto, aver chiuso un po' le due filosofie che si. So che lui era molto interessato al DevOps proprio, che è una metodologia abbastanza, diciamo, più arrivare fino a lì, esatto. E però su quello, come dicevi tu, si può parlare una serata intera, ecco. Su metodologie si posso parlare ben più di 5 minuti, ecco. Esatto, io direi per il momento va bene così, se a meno che qualche, diciamo, partecipante non abbia domande specifiche, al limite poi se arriva Nicolò possiamo magari riproporre nello specifico la domanda, magari sì, qualche curiosità. Molto. Ok,
Grazie mille Alberto. Passiamo alla domanda numero 2. Matteo Simonetti, che non so se è presente, chiede: nuove tecnologie e architetture di sviluppo in ambito IoT. Abbiamo qua Matteo Compagnoni, il nostro esperto massimo di IoT. Ciao Matteo. Sei in muto? Sorry, scusate, sono entrato un po' in ritardo, chiedo scusa. Vai, tranquillo, grazie. Ok, sul fronte delle nuove tecnologie e architetture, dal punto di vista dei cloud, diciamo che non è che si è visto poi molto negli ultimi 6-8 mesi. Sono fine tuning, un po' di performance forse, qualche costo che forse è un po' rientrato e diciamo si è posizionato per servire il mercato. Invece gli sviluppi reali sono così, si sono svolti soprattutto sul lato dei microcontrollori. Nei microcontrollori e nelle radio, in particolare nelle software defined radio, perciò hardware che in realtà è in grado di emettere essenzialmente una qualsiasi modulazione e che poi viene a livello software pilotato nel modo corretto. Lì c'è stato un po' di improvement, soprattutto Semtech ha presentato al mercato l'R1110, che è un chipset dedicato alla parte LoRa, si può anche diciamo utilizzare per altre modulazioni, sempre in banda ISM, perciò sotto il gigahertz, però contiene nello stesso DAI, perciò nello stesso silicio, anche uno sniffer Wi-Fi, che è una cosa utile per chi magari decide di fare piccoli dispositivi che hanno come obiettivo quello di basare magari anche il proprio posizionamento indoor, oppure per avere un'idea di dov'è in funzione delle liste dei Wi-Fi pubblici. E anche una antenna e una radio a 2G100 per il GNSS, per cui si riescono a ritirare le liste dei satelliti con le potenze e attraverso un servizio si può ricavare, senza avere a bordo la potenza di calcolo di un GPS, si può ricavare la posizione GPS anche con una diciamo assoluta precisione. Bisogna però essere connessi in questo caso, oppure bisogna avere in memoria una lista di satelliti, ci si può organizzare. Quello che essenzialmente si desume è che avere a bordo un GPS per l'IoT è estremamente costoso a livello di essenzialmente di energia, e perciò è costoso sia in termini economici ma soprattutto energeticamente. Quello che si può fare è usare questi nuovi chipset che fanno sniffing in generale. Dal punto di vista dello sviluppo invece firmware, si è visto qualche microcontrollore che comincia a caricare capacità di tipo DSP in alcuni casi, meglio ancora CNN, per cui riescono anche ad avere internamente degli acceleratori NPU, Neural Processing Unit, che permettono perciò di fare estrazioni di features ed estrazione di una parte del processo di intelligenza artificiale già sulla parte bassa della catena IoT, per cui on field, e poi così si può ottimizzare la quantità di dati. Tanto per fare un esempio che forse funziona meglio, se vogliamo elaborare un'immagine oggi bisogna prelevarla, spedirla, e perciò il throughput è un po' pesante. Se invece abbiamo a bordo una CNN ben addestrata, quello che si può spedire
è o le features o addirittura già una previsione di quello di classificazione. E perciò sul cloud fare il resto dell'elaborazione. È chiaro che se spostiamo solo ciò che la rete ha diciamo capito, poi sul cloud non possiamo migliorare perché ci mancherà l'informazione necessaria. In alcuni casi si fanno tutte e due le cose, si spedisce l'informazione raw, grezza, poi si fa una preelaborazione on site, si fa matching on cloud e quello che si ottiene, se matcha è subito la risposta, se no si procede a quello che viene chiamato il reinforcement della rete sul cloud. Questo è un po' quello che è successo negli ultimi 6, 8, 10 mesi. Interessante, grazie Matteo. Mi avesse qualcuno qualche domanda specifica relativamente a questa tematica? Ovviamente se avete domande scrivetele pure in chat e poi dopo potete comunque aprire il microfono in questi momenti per chiedere direttamente. Ok, grazie Matteo, allora passiamo alla domanda successiva. Arthur Dent ci chiede quali sono le tipologie di hosting per web application in Azure, per esempio app service, containers e serverless, pro e contro e quando usarle. Abbiamo Alessandro. Sì, Alessandro. Allora, ciao a tutti. Allora, su Azure diciamo che se per web application intendiamo qualsiasi cosa che esponga degli endpoint HTTP, quindi sia API sia web application che erogano contenuto con rendering server side o single page application, la cosa più semplice che abbiamo a disposizione ormai da diverso tempo è appunto il servizio di app service. Quindi diciamo che se vogliamo stare su tutto ciò che è piattaforma, quindi non infrastructure as a service con virtual machine e cose del genere, ovviamente, quindi parlando solo di servizi gestiti dalla piattaforma, quindi modalità platform as a service. Quindi app service è quello più semplice, più intuitivo, è quello che ci permette di da diverso tempo di poter erogare le nostre applicazioni su Azure. Nel corso degli ultimi anni anche App Service si è evoluto e adesso dà la possibilità comunque sia di erogare le nostre applicazioni come faceva fin dall'inizio, cioè facendo l'upload, passatemi il termine, dei nostri artefatti, quindi nel caso di .NET tutto ciò che serve per erogare la nostra applicazione, piuttosto che con Node tutti gli file JavaScript e così via. Oppure adesso ultimamente è stato aggiunto la possibilità di erogare comunque applicazioni web anche su app service con container, ok? Quindi creando un app service plan di tipo Linux è possibile impacchettare le nostre applicazioni in immagini Docker e metterle in esecuzione su app service. Una cosa che attualmente è in preview su app service è la possibilità di usare una modalità molto simile a quella che si utilizza con Docker Compose, quindi la possibilità di avere all'interno di App Service, quindi un unico servizio App Service, più container in esecuzione, è ancora in preview se non ricordo male, però diciamo che nel momento in cui si arriva ad una situazione in cui abbiamo la necessità di avere più container in esecuzione per la nostra applicazione, per il nostro ecosistema e così via, bisogna spostarsi, cioè o si hanno diversi app service che possono comunque essere coordinati tra di loro, oppure per evitare di avere più app service farli viaggiare in uno stesso app service plan che è diciamo il taglio con cui si configurano i nostri app service, una buona soluzione è quella di fare un upgrade degli app service e passare a quello che è la versione di Kubernetes esposta da Azure, che si chiama Azure Kubernetes Service. A quel punto lì si ha un cluster Kubernetes a tutti gli effetti gestito dalla piattaforma, nel senso che tutta la parte di master, tutta la parte di control plane di Kubernetes è gestita da Azure, quindi non bisogna fare backup, non bisogna gestire l'alta disponibilità e così via, si gestiscono solo i nodi e a quel punto è possibile mettere in esecuzione
tutti i container che si vogliono, non si hanno le limitazioni di un app service soltanto, ma si ha una vasta gamma di configurazioni possibili. L'ultimo, vedo che lì c'è scritto serverless, sì, diciamo che su Azure c'è tutto il mondo Function, che è la declinazione di Azure per il mondo serverless. Ovviamente nulla vieta di utilizzare Function come endpoint HTTP a cui possiamo per esempio agganciare API o cose del genere. Diciamo che lo scope di Function, di Azure Function, è un po' più ampio rispetto alla sola erogazione di contenuti web, e quindi diciamo che nel momento in cui la domanda si riferisce a come mettere in esecuzione le nostre web application, credo che ad oggi i modi migliori e più semplici per poterlo fare, per poter erogare contenuti web application su Azure, siano app service, sia in modalità container o meno, o nel momento in cui bisogna, la densità delle nostre applicazioni aumenta, quindi non abbiamo una semplice applicazione o una semplice o semplici API, ma abbiamo un ecosistema un po' più corposo di componenti, microservizi, chiamatele un po' come volete, allora il passare a Kubernetes è una delle opzioni, ecco, che ad oggi metterei sul piatto sull'ecosistema di Azure. Ok, grazie Alessandro, mi sembra molto esaustiva la tua risposta. Non so se c'è qualche domanda o qualche aggiunta. Marco. Vai. Ho solo aggiunto il link sulle static web app nel caso di applicazioni statiche, quindi per esempio SPA o generate da tool come Gatsby o Ugo o cose del genere. Ma ho messo il link nella chat, quindi è a disposizione. Ok. Ok, ho visto che hai risposto anche app service, grazie. Non mi arrivavano le notifiche della chat, quindi scusatemi. Static web app intendi fatte con è un servizio Azure che ti permette di ostare fondamentalmente applicazioni che non rispondono a che sono formate da risorse statiche, quindi per esempio tutte le SPA o quelle generate da file, che ne so, MD piuttosto che di altro tool di generazione di pagine. Quindi questa è un'altra opzione. Ovviamente ha senso solo quando ha senso, come tutte le cose. Se hai un'applicazione con rendering server side, questa non ha molto senso, anzi è inutilizzabile. Quindi è quello che dice Alessandro. Però questo mi sembrava giusto aggiungerlo perché c'è. Grazie. Anche per non la conoscere, perché io per far questo usavo sempre il blob storage. Sì, è un'altra opzione, l'utilizzo di l'hosting di applicazioni web dentro il blob storage. Esatto, me l'hai insegnato tu questo. Non è sto grosso insegnamento, però ok. È comodo, però. E poi invece sono anche magari con Azure le Logic App, però sono un po' più... Ma non sono però per applicazioni web, cioè nel senso puoi fornire funzionalità REST, ma cioè il point HTTP, ma non ci metterei un sito web nelle Logic App, anche perché la vedo veramente dura, così come nelle Function, però insomma. Esatto, le Function magari... Come ci avevi già spiegato tu, servono anche, non so, per scodare magari una coda o per gestire altri tipi di eventi, ecco, no? Sì, come diceva Alessandro, giustamente, la parte l'endpoint HTTP non a function è solo una delle cose che possono essere implementate con le function, quindi va bene delle API, un set di API, poi neanche tanto, diciamo, esteso, ci sta... qualcosa che interagisce con code storage o che interagisce con eventi di sistema di Azure ci sta. Web è tutto un altro discorso, come dice Alessandro, come ha detto giustamente Alessandro, app service, Kubernetes con container, app service codice o container, static web app mi sembrano più che sufficienti, insomma. Ok, grazie Max, figurati. Okay, domanda 4. John Titor, mi piacerebbe sapere un po' di più su MLflow e come è possibile integrare in applicazioni .NET. Ok, abbiamo qua Mattia Rizzini, avvicino il microfono che... Ed ecco me.
Esatto, però siamo distanti, per cui non dobbiamo usare la mascherina. ML Flow, dunque, fondamentalmente ML Flow è una piattaforma per gestire il ciclo di vita dei modelli di machine learning, che nasce da un'esigenza molto concreta. Si può fare volendo un parallelo con tutti i sistemi di version control come Git, che ad oggi penso che nessuno di noi ci sognerebbe di mettersi a sviluppare un qualcosa, magari qualcosa di semplice, sì, però in generale un progetto di lungo termine senza usare Git o un altro sistema di version control, perché nel momento in cui bisogna condividere codice non è che possiamo passarcelo su chiavetta come magari si faceva negli anni 90, ma anche per un discorso di condivisione, per un discorso di poter tornare sui propri passi facendo backtracking, per branchare. Sono mille motivazioni a favore di Git. Ecco, il mondo del machine learning oggi, in realtà da qualche anno, si trova davanti a un problema di trovare una sorta di corrispettivo, nel senso che il ciclo di vita di un modello di machine learning o di un sistema poi di machine learning nel suo complesso è appunto complesso, e non è sufficiente un sistema di version control quale può essere Git per tenere traccia di tutti gli avanzamenti. Perché dico questo? Perché in Git comunque quello che si fa è avere un processo di sviluppo che è sequenziale, per quanto si vada a branchare, comunque tutti i branch di sviluppo hanno comunque lo scopo di essere poi reintegrati nel master per andare a fornire un prodotto finale. Nel caso del machine learning non è proprio così, cioè si parte dal problema, si parte dall'acquisizione di un dataset di dati relativi al problema osservato per andare a costruire il modello, e a questo punto bisogna fare tutta una fase di studio, di analisi del modello ideale, che consta anche di tante prove inteso come provare diversi modelli, quindi diverse rete neurali o anche non rete neurali, comunque altri modelli di machine learning, e anche all'interno dei test effettuati su un certo tipo di modello si vanno ad effettuare tante operazioni di fine tuning nella selezione di diversi parametri che proprio variano come numeri e per i quali non c'è la possibilità di sapere a priori, ok, io so che impostando certi parametri, certi valori, ottengo il risultato migliore. Tutto questo processo, diciamo, di per sé è fatto scrivendo i risultati sulla carta del formaggio, risulta decisamente caotico, e quindi nasce appunto la necessità di avere uno strumento che consenta di organizzare, strutturare, rendere coerente tutto questo processo. ML Flow appunto è una piattaforma che si pone questo obiettivo. È stata sviluppata da Databricks, che è una società nata da ex dipendenti di Apache, e che fondamentalmente offre, si basa su tre pilastri, diciamo, come li chiamano, per usare le stesse parole, ecco. Uno è ML Flow Tracking. Vabbè, torniamo un attimo indietro. La piattaforma non è disponibile in cloud gratuitamente, beh, in realtà sì. Diciamo che il progetto è open source e ve lo potete scaricare, ve lo potete installare sulla vostra macchina, su un vostro server, o se siete un'organizzazione appunto anche su un server centrale per fare sviluppo in modo collaborativo. E in più è disponibile una versione community sul sito di Databricks con capacità computazionale limitata della quale potete usufruire se volete fare esperimenti fondamentalmente in modo privato, oppure è disponibile all'interno di Azure e Amazon Web Services se avete esigenze di sviluppo, diciamo, vero, o comunque di livello un po' più ampio. E quindi si basa appunto su tre funzionalità fondamentali. La prima è ML Flow Tracking, che va a risolvere, diciamo, va a soddisfare l'esigenza di tenere traccia di tutti gli esperimenti fatti, perché fondamentalmente io vado comunque a sviluppare il mio programma e il mio programma in cui si compila il modello e si fanno tutti i test partendo dal training e passando dalla validazione in un programma Python o un programma .NET come farei normalmente. Però all'interno di questi programmi vado ad inserire delle istruzioni che sono già disponibili tramite librerie sviluppate dalla stessa Databricks per Python e Java, per Python, e sono comunque disponibili, c'è comunque la possibilità di integrarle in
tutta la piattaforma espone delle API liberamente accessibili. Quindi vado ad inserire queste istruzioni, per cui ogni volta che io eseguo un test, vengono fondamentalmente viene fatto un log sul server di ML Flow, il quale poi è accessibile per le fasi successive. Cosa intendo con fasi successive? Intendo che ML Flow espone un'interfaccia grafica molto comoda, tramite la quale è possibile fare delle elaborazioni statistiche per andare a rivedere come le modifiche ai vari iperparametri vanno ad influenzare quella qualità fine del modello, e anche nelle altre due funzionalità di cui parlavo prima, l'ML, sono un po' di confusione, scusate, è tipico mio. Allora, l'ML tracking fondamentalmente serve per fare questo logging e per avere poi, più man mano si va avanti nel progetto, tutta una storia dell'associazione tra dataset usato, tipo di modello usato, parametri usati e il risultato ottenuto con lo stesso modello disponibile al download, tra l'altro. Quindi io posso fare tutti i test che voglio, non devo stare a scrivermi a mano o peggio ancora in un foglio Excel quello che è uscito, ma ho direttamente a livello di questo server tutti i miei risultati. Lo step successivo è utilizzare la componente che è chiamata ML Flow Projects. In realtà è un step intermedio. Vabbè. Lo step successivo in realtà è usare la componente ML Flow Models, non Projects, che consente di andare a richiamare direttamente il modello desiderato tra quelli che sono stati archiviati in ML Tracking e disporlo per fare inferenze online. Quindi nel momento in cui voi andate a utilizzare ML Flow su una piattaforma come Azure, fate tutto il training, che potete farlo ad esempio in locale perché non vi ho ancora detto come farlo sulla piattaforma, avete tutti i vostri modelli, tutto il vostro storico degli esperimenti, tramite dei comandi, da linea di comando, da interfaccia web, potete rendere uno o l'altro modello disponibile per fare inferenza tramite delle API. Quindi io da API chiamo l'esecuzione di questo modello che è stato salvato sulla piattaforma e lo utilizzo per fare la mia inferenza. L'altro pilastro che vi ho citato prima nella mia confusione mentale è ML Projects invece, il quale consente di non fare più l'addestramento e tutti i test in locale, ma di farlo direttamente sulla piattaforma. Io mi scrivo comunque il mio programma nel linguaggio che voglio, supportato anche C# o Python, quello che volete, e marcarlo tramite gli speciali file definiti da ML Flow e caricarlo sulla piattaforma in modo che io da UI o da interfaccia linea di comando o da API lancio il mio addestramento direttamente sulla piattaforma, i risultati dell'addestramento vengono tracciati direttamente all'interno della piattaforma e a questo punto sempre direttamente sulla piattaforma posso esporre il modello migliore per l'utilizzo. Capite che questo è ottimo, perché è ottimo sotto tantissimi punti di vista. Tanto per cominciare, elimina tutta la confusione che viene da quello che può essere un ciclo di sviluppo fatto a mano, che poi è quello tipicamente utilizzato, perché comunque questi strumenti sono abbastanza recenti. E consente anche di avere poi un flusso, un ciclo di vita continuo anche una volta che il modello è stato deployato, perché io faccio il deploy del modello a questo punto direttamente online sulla piattaforma ML Flow. Nel momento in cui ottengo nuovi dati, non devo ripartire da zero, carico i dati sulla piattaforma, lancio il riaddestramento, rifaccio tutte le mie valutazioni, posso andare a modificare, a rivalutare il tutto ed esporre direttamente di nuovo il nuovo modello ottimo, senza andare poi a modificare l'applicazione finale che vado ad utilizzarlo, perché comunque questa richiama l'inferenza tramite API. In tutto questo c'è anche un concetto di consentire di facilitazione della collaborazione nello sviluppo di modelli, perché nel momento in cui io carico il mio progetto su ML Projects, questo, almeno parlando per Python, in background viene fatto tramite Anaconda, quindi aiuta anche la gestione delle dipendenze e quindi dei pacchetti per effettuare la rielaborazione su altri PC locali dei miei collaboratori, cosa che tipicamente risulta difficoltosa. Ottimo, grazie Mattia, molto esaustivo. Non so se qualcun altro aveva già utilizzato ML Flow o lo conosceva già. Alberto, voi non lo conoscevate ML Flow, lo usavate?
Sei muto. Scusate, lo usa Marco, che stasera non c'è perché aveva già un altro impegno. Okay. Lo conosciamo, ma non lo usiamo. Lo stiamo mettendo. No, Marco lo so che lo usa, però io no, personalmente no, non lo conosco e non sono mai entrato nel merito. Sto valutando per tutte le dinamiche che sono state descritte, che sono reali. Sì, in effetti anche noi quando l'abbiamo visto abbiamo notato subito i vantaggi. Abbiamo visto che si integra per esempio anche con il blob storage di Azure e altre funzionalità dei servizi di Azure, e quindi rende poi anche facile magari il deploy oppure l'utilizzo da parte di applicazioni back-end che poi espongono API. È abbastanza comodo, quindi per chi non lo conoscesse è una buona chicca. Sì, da vedere. Da vedere. Ok. Passiamo alla domanda successiva, grazie Mattia ancora. Qua c'è un trittico di domande di Gianluigi Turla, che tra l'altro ho visto che si è aggiunto di recente alla call, ci fa piacere. E partire con la prima, e poi magari sono abbastanza correlate tra loro, quindi magari poi le vediamo che poi sotto un'ottica un po' più di insieme. Quindi la prima domanda di Gianluigi è: esistono vari pattern per sviluppo di un applicativo web? Tra single page application, progressive web app ed MVC, qual è il migliore? Allora, si era preparato Ema. Ah, ok. Sì, va bene. Puntando più patate. Allora, buonasera a tutti, prima di tutto. Allora, dire qual è il migliore come tutte le cose in ambito IT è veramente difficile, perché non c'è una risposta, non c'è un pattern migliore di altri in un contesto. Quindi fare applicazioni web oggi, nella maggior parte dei casi, si opta per una SPA, cioè una single page application, ossia vuol dire un'applicazione scritta in JavaScript che gira all'interno del browser con un framework che può essere Angular, React, Vue, che sono quelli elencati sotto, sono forse i tre principali framework di cui parleremo dopo, quindi, e che quindi con questi framework si sviluppano delle vere e proprie applicazioni che girano all'interno del browser e che comunicano tramite API, tipicamente REST su formato JSON, con un server che poi esegue le operazioni che vengono implementate dall'applicazione. Questo è oggi il pattern più diffuso per fare applicazioni web, legato anche al Progressive Web App, cioè visto che ormai la maggior parte degli utenti comunque utilizza dispositivi mobili per connettersi ai servizi web, applicazioni web, è giusto far sì che le applicazioni partano già mobile ready, mobile first, e che abbiano delle funzionalità che permettono di sfruttare le potenzialità che ha un dispositivo mobile, un telefono, smartphone o un tablet, così via. Naturalmente fare applicazioni in questo modo ha un costo abbastanza elevato in termini di tempo e complessità di sviluppo, perché di fatto si hanno due applicazioni, una che gira nel browser e una che gira sul server. E i tempi di sviluppo quindi si allungano, e l'architettura è anche più complessa. Da un lato è più per l'utente, di solito si ottiene un'esperienza migliore, perché le applicazioni SPA sono molto più fluide nell'utilizzo, si riescono a creare interazioni molto più complesse con tempi di risposta molto più brevi, visto che buona parte del codice gira all'interno del browser ed è già all'interno del browser, quindi le performance di solito sono migliori. Però non va bene, non è detto che sia la soluzione giusta per tutti i casi. Ad esempio, spesso le applicazioni SPA hanno problemi con il SEO, perché essendo single page application, appunto, i motori di ricerca indicizzano tipicamente una sola pagina e non tutti i contenuti della restante applicazione che vengono generati dinamicamente. Ci sono delle tecniche per far sì che i browser, che i motori di ricerca indicizzino anche le pagine interne, ma la complessità aumenta ancora. Quindi SPA più API è una soluzione molto utilizzata oggi, è la migliore in molti casi, ma non sempre. In alcuni casi le buone vecchie applicazioni che sono legate al mondo, al pattern MVC, anche se non, in realtà anche le SPA si possono fare col pattern MVC, quindi sono
non è detto che le due cose siano per forza in contrasto. Comunque, se ci riferiamo alle applicazioni che si sviluppavano fino a 5-6 anni fa, quelle in cui, diciamo, l'HTML e tutta la parte client veniva renderizzata server-side, quindi il server-side rendering che generava la pagina veniva poi distribuita al browser. Quelle applicazioni lì, che oggi sono un po' meno utilizzate, sono ancora però un'opzione valida in molti contesti. Mi riferisco, ad esempio, a tutte le applicazioni in cui le performance non sono così indispensabili, o tutte le applicazioni in cui l'interazione che l'utente deve avere con l'applicazione stessa non è così evoluto. Pensiamo a un pannello di amministrazione di un back-end di un e-commerce, ad esempio. Faccio questo esempio perché ne stiamo sviluppando uno e stiamo appunto sviluppandolo come si faceva 5-6 anni fa, quindi con delle applicazioni, con delle pagine renderizzate server-side, utilizzando un framework MVC abbastanza classico che si prende dai dati database, confeziona l'HTML e lo fornisce al browser già pronto per il rendering. Il ciclo di sviluppo in questo caso è molto più rapido perché si ha molta meno interazione sul browser. Il browser di fatto diventa semplicemente un renderer, vuol dire un visualizzatore di pagine HTML. Di JavaScript ce n'è veramente molto poco, se non qualche validazione, qualche conferma dall'utente. E tutta la parte grossa, la ciccia, diciamo, dell'applicazione è gestita server side. Quindi entrambi i mondi continuano a vivere in contesti diversi. Ci possono essere applicazioni che siano anche fatte in modo misto, cioè alcune parti magari fatte come SPA, altre parti fatte via server side rendering con interazione, diciamo, molto più minimale. Dire SPA versus server side rendering non è neanche questo corretto, perché alcuni framework come React e mi sembra anche Angular permettono il rendering server side, andando a risolvere poi i problemi di SEO che dicevamo prima. Quindi senza avere un contesto un po' più dettagliato dell'esigenza di Gianluigi, non so darti una risposta a cosa è giusto, qual è il modo migliore di sviluppare la tua applicazione. Diciamo che oggi quello che si usa di più, anche grazie a dei framework molto evoluti, come Angular e React, i principali, si tende ad andare verso applicazioni SPA, però non è l'unica opzione disponibile. Ecco, teniamo conto che ci sono anche le vecchie opzioni che funzionano ancora molto bene. Quindi le vecchie applicazioni Rails, per chi ha sviluppato qualcosa in Ruby Rails in passato, che erano tutte le pagine generate dal generatore di Rails, renderizzate server-side, sono ancora un'opzione in parecchi casi, direi. Mi fermo qui. Ok, sì. Grazie Ema. Non so se c'è Gianluigi presente, mi sembra di averlo visto entrare prima. Magari... Gianluigi? Apri pure il microfono. Gianluigi? Ha scritto presente, ma non ha il microfono. Non so se non ti sentiamo per motivi. Sono sul disco. Non ha il microfono. Ah, non ha il microfono, ok. Avevi qualche domanda specifica, cioè qualche aggiunta specifica riguardo questa domanda, oppure procediamo con la successiva, che magari poi dopo... E possiamo rispondere a tutte e tre queste domande che sono molto correlate poi. Andiamo con la successiva finale del mondo delle applicazioni web. Poi nel frattempo, se ci sono domande, scrivetele pure in chat e poi dopo le facciamo. Quindi, i framework per lo sviluppo di un applicativo web sono molti e continuano ad aumentare: Angular, React, Vue, Blazor. Come capire quale scegliere per creare un grosso progetto davvero? Devo rispondere sempre io? Vai Ema. Ah, vabbè. Ok, allora non saprei rispondere a questa domanda come quella sopra del resto. Allora, i due più famosi sono sicuramente Angular e React, sono quelli più utilizzati. Angular molto più framework formale, strutturato, con delle linee guida molto ferre su come sviluppare le applicazioni, quindi hai un generatore che prepara già tutte le strutture dell'applicazione e devi solo andare a riempire gli spazi vuoti con il tuo codice.
E tra l'altro Angular si parla su TypeScript attivamente, quindi in realtà è un linguaggio anche molto più evoluto, un po' più simile, più robusto rispetto alle altre opzioni. React invece è una, più che un framework, è una libreria che si occupa di rendering client-side, un approccio molto più funzionale all'interfaccia e con le stesse potenzialità comunque di Angular, ecco, non, direi che tra i due è una questione di gusti, penso. Vue è un po' meno usato rispetto, meno famoso rispetto agli altri due, prende appunto un po' da Angular e un po' da React, una piccola libreria, perché insomma è abbastanza piccolo, come dimensione, come funzionalità. Ha le sue caratteristiche, non le conosco a fondo, non è un framework che usiamo moltissimo, però sicuramente è un'opzione che tende a tenere presente, però ha una community sicuramente più povera, meno è più difficile probabilmente trovare libreria supporto per fare per implementare altre funzionalità che magari non sono native di Vue. Blazor invece è un altro strumento dedicato invece al mondo WebAssembly, una cosa abbastanza nuova. Se devi fare un grosso progetto che deve durare decenni, come leggo sotto, ti direi, ma qua forse adesso non sono tutti d'accordo con me, quindi dopo magari vorrei sentire anche il parere di altre persone come Alberto, anche Alessandro, anche Andrea, capire anche loro cosa ne pensano, però la mia, getto questa provocazione forse. Se devi fare quindi un progetto molto grosso che deve durare decenni, ti direi di non usare nessun framework, ma di scriverti le tue funzionalità di base partendo da zero in JavaScript e poi mantenerti la tua applicazione in questo modo. Perché? Perché non credo che nessuno di questi quattro framework che esistono oggi esisteranno tra 10 anni, visto il mondo, la velocità con cui si evolvono queste librerie nel mondo web. Quindi avresti un costo molto elevato di continuare a mantenere le nuove versioni di React, di Angular che escono durante gli anni, e probabilmente arriverai un giorno in cui Google o Facebook decidono di abbandonare Angular React perché inventano una cosa nuova, magari basata su WebAssembly, visto che probabilmente il futuro sarà lì, e quindi entrambi vanno a morire, tu ti trovi con un'applicazione che dovrai mantenere ancora per anni su una libreria che non esiste più. Quindi secondo me, nel momento in cui devi fare penso sia un prodotto, perché se devi durare decenni sarà un prodotto sul quale devi investire tanto, secondo me conviene investire un po' di più all'inizio, facendo un po' più fatica a creare le funzionalità di base che ti servono per un'applicazione web, ma essere indipendente dal framework. Attenzione che essere indipendente dal framework non vuol dire che non puoi usare delle librerie. Ad esempio React al suo interno utilizza delle librerie per fare il rendering sul virtual DOM e fare la sincronizzazione del virtual DOM con il DOM fisico. Quindi potresti estrarti queste librerie piccole che so fare una cosa minimale, una cosa molto virata, e utilizzare queste librerie direttamente senza utilizzare un intero framework. Questa, secondo me, potrebbe essere una buona opzione per pensare sul lungo periodo. Se invece il periodo è più breve, devi fare applicazioni che durano qualche anno, diciamo che uno o l'altro è abbastanza indifferente oggi come oggi. Però vorrei sentire anche il parere di altre persone. Quindi non so, chiedo a Alberto, ad esempio, che è un altro sviluppatore, anche lui web, ci può dare una mano, o anche Alessandro Melchio. Provo a rispondere io. Provo a investirmi qui in volto. No, sostanzialmente concordo e mi riallaccio con quanto detto all'inizio. Sviluppare delle proprie librerie è senz'altro il modello più evolutivo e senza ombra di dubbio anche il modello più caro dal punto di vista anche non solo di sviluppo, cioè di sviluppo e conseguentemente anche di innalzamento dei costi. È sicuramente più redditizio se l'applicazione deve sopravvivere ai cambiamenti ormai inevitabili di tutti questi framework. Cioè, prendiamo ad esempio Angular. Non c'è nulla nella versione attuale di Angular rispetto
alla versione iniziale di Angular, che non è poi di 20 anni fa, cioè stiamo parlando comunque di pochi anni fa, quindi chi ha investito moltissimo e nel settore bancario innanzitutto, cioè soprattutto anche in realtà bresciana, visto che non siamo poi tanto lontani, tanti hanno investito su Angular, cioè si sono trovati poi col cambio proprio di rotta da parte del team di Angular, quindi da 1 alla 2, cioè siamo alla 10, ma sostanzialmente siamo dalla prima versione alla seconda, che non permetteva un upgrade semplice, cioè coinvolgeva la riscrittura di tutto l'applicativo, quindi costi che sono innalzati in maniera esponenziale. C'è anche tutta una teoria portata avanti da parecchi anni sul è meglio scriversi il framework piuttosto che utilizzare un framework. Tutto è molto funzionale, dipendente alle capacità del team di sviluppo, e quindi si torna alla metodologia, al coinvolgimento di tutti gli attori, diciamo così, interessati al ciclo di vita dell'applicativo e conseguentemente alle capacità del team. Comunque sì, concordo anch'io che quindi era una provocazione un po' finta, nel senso che mi trovi abbastanza d'accordo, ecco. Stavo pensando anche che se ci facevamo questa domanda neanche 10 anni fa, anche solo 5 anni fa, Angular e React erano appena usciti, Vue Blazor non esistevano ancora, quindi probabilmente avresti investito su uno dei due. Se torni indietro ancora 5 anni prima, c'era jQuery e XJS, i due framework per la maggiore, che adesso non esistono, cioè esistono ancora, però nessuno più li utilizza. Quindi di creare una forte dipendenza su un framework a bassi costi all'inizio, ma li alza molto dopo, secondo me. Sì, ma ne ho citato due esempi, proprio certo. Senza fare nomi, comunque so di realtà bresciana, anche in ambito bancario, quindi tempo fa, grossa capacità di spesa, ultimamente un po' meno, comunque che sono trovati allo scoglio del adesso cosa facciamo, che Angular 1, chiamiamolo così, non è più supportato, comunque non c'è più nulla, e noi abbiamo piattaforme di acquisto vendita titoli sviluppate con quei framework, cioè, quindi cioè, applicativi che muovono grosse quantità di denaro. E beh, credo che la differenza, cioè anche astraendoci solo dal front-end, visto che parliamo solo del front-end, ma anche sul back-end, cioè credo che la linea di demarcazione sia proprio la differenza, almeno a mio modo di vedere, che c'è tra framework e libreria, nel senso che il framework è una cosa pervasiva all'interno dell'applicazione che ti forza a scrivere il codice come vuole lui. Okay? Nel senso che in Angular, se scegli Angular per fare l'esempio di front-end, ma decliniamolo anche sul back-end, qualsiasi altro framework, cioè non è che ti puoi inventare le cose, puoi fare le cose come vuoi tu, devi farle come vuole lui. Ed è un boost incredibile in termini di sviluppo, di velocità di produzione di asset, che è ripagato nel breve, nel senso che se, come diceva Ema, ho un progetto che dura 3 mesi, 4 mesi, avere le fondamenta già definite da un framework ti può portare valore. Ma se ho uno scopo un po' più lungo, allora a volte poi il framework diventa un freno, una frizione all'evoluzione della propria applicazione, perché poi dopo, nel momento in cui iniziano ad uscire use case che non sono pensati per essere risolti da quel framework, iniziano degli hack strani per tenere in piedi il tutto. Quindi a quel punto lì, nel momento in cui si ha uno scopo un po' più ampio, per me ha più senso investire nella conoscenza di librerie che sono piccoli mattoncini che devono essere utilizzati per risolvere un use case particolare, ma che non vincolano nell'utilizzo della scrittura, non vincolano come noi scriviamo il codice, sia sul front-end che sul back-end. Quindi cioè, la risposta non c'è, però credo che quello che ha detto Ema dello scope, cioè il fatto di dire framework verso libreria, sia un po' la metrica con cui scegliere per poter battezzare meglio quello che utilizziamo, anche perché poi ogni cosa che scegliamo è una dipendenza che ci dobbiamo portare dietro, sia sul front-end che sul back-end, e ogni dipendenza ha un costo, quindi bisogna battezzarla con giudizio, ecco. Ok, grazie mille a tutti e tre. Nel frattempo è arrivata in coda un'altra domanda sull'argomento. Ha senso utilizzare Flutter per progressive web application, anche se l'esportazione per web è ancora sperimentale?
può essere usato in produzione. Allora, Flutter io un po' l'ho utilizzato, mi fa piacere che qualcuno, diciamo, mi ha fatto la domanda. Abbiamo fatto un talk a marzo, aprile, all'epoca era per far vedere un'applicazione mobile. Allora, gli obiettivi di Flutter, per quanto dichiarato da Google, è, diciamo, avere un unico linguaggio che permette di fare applicazioni mobile, web, desktop, eccetera. Per quanto riguarda il mobile, sono già ovviamente prodotti in produzione e devo dire che funziona, secondo me, molto bene, anche perché è proprio un linguaggio molto molto orientato allo sviluppo di interfacce, quindi interfacce di UI, e lo trovo ben supportato, c'è una bella community e lo stanno migliorando a vista d'occhio, quindi lo consiglio molto per il mobile. Per quanto riguarda il web, hai fatto una domanda appunto giusta, è ancora in beta e non si sa ancora quando questa beta diventerà, insomma, cioè verrà mandata in produzione. Io l'ho utilizzato anche per web per un paio di applicazioni sperimentali, prototipi, quindi niente che doveva essere visto da clienti finali, e devo dire che ho trovato ancora delle limitazioni, soprattutto su alcune librerie che funzionano molto bene lato mobile, ma ancora non sono supportate lato web. Quindi ecco, qualora uno pensasse di sviluppare un'applicazione mobile e avere gratis quella web, con Flutter ancora devo dire che non è pronto. Quindi secondo me attualmente usato in produzione no. Devo dire però che se si vuole cominciare un po' a giochicchiare, prendere dimestichezza con il linguaggio, sono abbastanza confidente, così come tanti altri nella community, che il per quanto riguarda il Flutter Web è una direzione che Google comunque ha intenzione di andare a perseguire. Quindi teniamolo monitorato, perché potrebbe essere, diciamo, un linguaggio che va ad inserirsi con gli altri un po' più maturi, però può andare, diciamo, secondo me, a essere un buon competitor. Per quanto riguarda lo sviluppo appunto del software puro, secondo me ha preso un po' il meglio di quello che era Angular e React, e poi ovviamente anche lui, diciamo, ha delle sue regole, però per chi ci si approccia non si fa molta fatica. Ok, un'altra domanda sempre di Gianluigi, che chiede: quindi se voi dovreste sviluppare un prodotto, come vi muovereste? Vi scrivereste o utilizzereste solo librerie? Penso che abbia risposto prima, dipende dal tempo di vita che tu ti propini, ti prospetti davanti, cioè. No, e poi dalle considerazioni che abbiamo fatto, cioè. Esatto. Prenderei delle librerie che fanno cose molto particolari e scriverei, lascerei perdere i framework sia front-end che back-end che vincono troppo il mio sviluppo. Quindi, perché se domani voglio adesso sulla libreria che fa una certa cosa, domani esce una versione più performante, più aggiornata, posso cambiare solo quella libreria in cui con dei costi relativamente bassi, perché sostituire una libreria è una cosa abbastanza facile una volta che uno scrive un layer di disaccoppiamento della libreria, poi poco mi interessa di come funziona internamente. Disaccoppiarsi da un framework è molto molto più difficile, forse impossibile, nel senso che di solito il framework è del codice che chiama il tuo codice, non è la libreria, invece sei tu che chiami il codice della libreria, quindi con un'inversione delle dipendenze. Quindi prenderei alcune librerie che mi servono per fare cose molto mirate e scriverei tutto il contorno io. Costi iniziali più alti, ma vita più lunga. Questo è il mio consiglio dopo. Ok, Gianluigi ringrazia e anche Matteo Ghezza prima. Ok, noi siamo arrivati alla conclusione delle domande che avevamo raccolto. Quindi abbiamo trattato diversi temi e mi sembra che sia stato anche un po' di dibattito su alcune domande che sono risultate, a mio avviso, molto interessanti. Riguardo questa, appunto, mi è venuto in mente prima mentre parlavi, Ema, ho sentito parlare un po' di micro front-end ultimamente. Ancora poco cosa sono? Anche tu mi consola. Ok, mi consola. Tra l'altro, visto che c'è
poche aziende che a tutti gli effetti li ha implementati in produzione attualmente. Non so se è più un esercizio di stile o se è una tendenza che non ha ancora preso piede. Sembra che sia un pattern, il pattern dei microservizi che di solito si applica nella parte server side, applicato anche ai front-end, di creare dei piccoli componenti indipendenti che comunicano tra di loro e comunicano con l'API. Posso così riutilizzarli più facilmente, quindi sono delle micro applicazioni di front-end. Tra l'altro alcuni leggendo un po' in giro, non ho mai applicato niente del genere, però ho letto un po' di materiale in giro e puoi anche svilupparli usando framework diversi. Quindi una parte le sviluppi con React, l'altra parte un altro componente lo sviluppi con Angular e li integri nella stessa applicazione, col concetto di micro front-end. Un micro front-end fa una cosa, un altro micro front-end fa un'altra cosa. Non so quanto sia fattibile poi effettivamente nella realtà, sinceramente ho letto qualche articolo, ho visto qualche talk, mi sembrano più che altro delle demo ancora, però non sono l'esperto qui, ovvero. Quindi non voglio esprimere giudizi, magari non sono neanche verifiche. Sì, anche a me era sembrato che va bene per cose piccole barra demo, però se il progetto va a diventare un po' grosso, perlomeno l'ho visto un po' complesso da gestire. Poi dopo non so, magari è semplicemente perché è una tecnologia, diciamo, una metodologia nuova che si sta mettendo, magari non lo so ancora. Ok, chiedono dalla chat se si possono avere gli indirizzi mail dei relatori. Io direi che ognuno, se vuole, ci scrive proprio, così almeno non... Gli sto scrivendo più adesso. Spam o altre cose? Non lo so. LP, non sappiamo chi sei, non sappiamo quale sia il tuo fine, però io mi fido di te e metto il mio indirizzo mail, tanto quello del lavoro. Ok. Non so se c'è qualche altra domanda dalla chat che vi viene in mente adesso. Luca Boso, piacere Luca. Dice Matteo Ghezza: conoscete alternative a jQuery, PJAX, che lo conosco, che non richiedono jQuery? Ha senso dover richiudere jQuery solo per usare una libreria ormai non mantenuta? Cos'è PJAX? Non so. Per gestionare la history, non conosco altre librerie, però sicuramente esistono. Sicuramente esiste qualcosa che non si basa su jQuery, anche perché non c'entra molto con jQuery questa libreria. Sinceramente non conosco qua. È usato anche sul sito web per poter caricare parte di un sito web senza dover caricare tutto l'HTML. No, non lo conosco. Non so, non so rispondere. Neanche io, Matteo, dovrei prendermi un attimo. Magari lo riproponiamo per i next steps. Ok, a proposito di next steps, visto che siamo qua un po' tutti insieme, per l'anno prossimo, cosa, non so, se qualcuno vuole dire vi è piaciuto Next Code, possiamo tirare anche, diciamo, le conclusioni, avete qualche suggerimento, avete qualche tema specifico che ci suggerite su cui parlare? Noi abbiamo già, diciamo, altri possibili talk in cantiere, non abbiamo fatto ancora comunicazioni ufficiali perché insomma vediamo come riparte il 2021 prima di fare comunicazioni ufficiali, però ecco, se avete qualche suggerimento, critica, qualsiasi cosa, volete aprire anche il microfono, salutarci, mandarci col paese, qualsiasi cosa, fatelo adesso. Ok, ringrazio Luca per tutto. Torniamo a fare gli incontri fisici. Esatto. Sarebbe bello quello, sì. Perché il post talk era più divertente sicuramente.
Grazie Gianluigi per i complimenti. E c'era anche il rinfresco. Matteo, non ti sentiamo. Esatto, su tutto quello. Non so cosa ho il microfono oggi, ma comunque qui in UK hanno cominciato a vaccinare. Magari l'anno prossimo ce la facciamo ad incontrarci. Speriamo, dai. Ecco. Dai, hanno vaccinato un novantenne, un centenario. Adesso dire che hanno iniziato a vaccinare, uno, mi sembra che il Boris Johnson abbia fatto propaganda politica, dai. Quando è il tuo turno, Matteo? Come? Quando è il tuo turno? Io torno lo stesso in qualche modo. Chiedono il calendario per il 2021 qualcosa di cyber security. Ok, bene. Non abbiamo grossi esperti di cyber security o applicazioni web, abbiamo qualcosa in cyber security lato reti, vediamo dai cosa riusciamo a tirare insieme. Possiamo parlare, se serve, del lato IoT. Su quello mi posso mettere io, però solo sui tipi di protocolli dedicati all'IoT, il resto sarei fuori scope, fuori tema. Ok, interessante sicuramente perché... Ok, chiedono CQRS, DDD e microservizi su Kubernetes. Abbiamo. In quanto tempo lo chiedono? È un essenziale per l'anno prossimo, ok. Ah, per l'anno prossimo. Sicuramente. Devo lasciare Luca Poggio, ok. Ciao Luca, grazie. Ci segniamo quindi questo spunto su Kubernetes. Ok, io direi che, non lo so, se non c'è altro ci possiamo salutare qua. Grazie a tutti per aver partecipato. Auguri di buone feste per quello che riusciremo a festeggiare quest'anno. Sperando di riuscire a vederci appunto dal vivo il prima possibile nel 2021. Esatto. Tanti auguri, grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, auguri. Ciao, auguri a tutti. Grazie, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Marco. Ciao, ciao. Ciao Alberto. Ci vediamo. Ciao Marco, grazie. Ciao Davide. Ciao, ciao. Ciao.